Cannellone. Cannellone è un piatto della nostra storia. La Sicilia, diciamo, i cannelloni vengono dai quei piatti della nonna, della mamma, della bisnonna. I cannelloni erano quei piatti della domenica che ora sempre di più mancano perché ci vuole tanto a farlo. E quindi oggi noi facciamo il cannellone gourmet. Vi presento gli ingredienti. La sfoglia che noi abbiamo cucinato fatta nostra, l'abbiamo lessata in acqua e poi raffreddata in acqua fredda. Un brodo di pesce, un po' di frutti di mare, la salicornia che sono alghe di terra ma si chiamano alghe di mare, della ricotta, sale e pepe. Iniziamo naturalmente dal cannellone. Aggiungiamo rosaria, mettiamola alla base, così quando poi tagliamo è profumata all'interno. Qui prendiamo della ricotta. All'interno di questa ricotta noi abbiamo messo un po' di gamberi tritati. Decidete voi a casa se volete aggiungere gamberi tritati o lo volete lasciare in modo naturale. E andiamo a farcire. Lo potete fare con una crema di formaggio spalmabile. La cucina è creatività. Potete aggiungere degli scampi, del granchio, quello che volete all'interno, oppure la ricotta semplicissima. E andiamo a ricreare i cannelloni. A questo punto accendiamo i fornelli. Olio in padella, prendiamo un po' di cipolla, tritiamo piccolissimo e la mettiamo al fondo. Facciamo rosolare. A questo punto ci aggiungiamo i frutti di mare. Facciamo cuocere, non vi dico pochi secondi, ma quasi un minuto. Mettiamo un pizzico di pepe e un pizzico di sale. Di solito in cucina si utilizza il vino, noi utilizziamo rosaria, mettiamo una cosa che fa bene alla salute e che profuma di buono. A questo punto mettiamo il brodo del pesce, facciamo cuocere per qualche minuto e andiamo al forno. Iniziamo a prendere una teglietta, mettiamo i cannelloni, mettiamo vicini vicini, mettiamo un filo d'olio, aggiungiamo una prima parte di condimento, senza bisogno di mettere frutti di mare, che poi li mettiamo fuori. Siamo pronti per andare al forno. Deve stare a 160 gradi per 8 minuti al forno. A questo punto prendiamo il cannellone, lo mettiamo al piatto, uno, due, siccome siamo a casa lo facciamo più abbondante, tre. Prendiamo il nostro condimento di frutti di mare e lo mettiamo sopra. Andiamo a finire con queste alghe che gli danno la sapidità al piatto, colore, eleganza. Cannelloni